Buongiorno ragazze, Donna Carmen in versione sempre più Francesca dell'era. Purtroppo questa allergia non mi dà tregua, ma sono anche stanca di parlare sempre di lei. Quindi non le diamo importanza, così magari ce la sfanculiamo, come si suol dire ad Oxford. Allora, ho anche mal di gola oggi, sì. Ragazze, come vi ho detto su Instagram stamattina, nelle mie stories di Instagram, l'unica strada che mi resta è di fare, di essere per voi l'influencer della muta, mentre il Grinch mi rompe le balle perché non posso mettere, le scarpe sul sedile della macchina. Però io, questa è una vecchia mia abitudine, che anzi non le metto sul cruscotto perché mi avete bacchettato anche voi, dicendomi che non si fa, ma io tendo ad avere queste insane abitudini. Niente, vi dicevo, avevo cominciato a vloggare stamattina, poi in realtà tra una cosa e un'altra, mi sono messa a fare la torta, mi sono messa a fare le mie cose e poi è passata tutta la mattinata senza che io concludessi granché in ambito vloggereccio. Però per questo vi ripeto, mi sento sempre più un'influencer della mutua, perché ultimamente non posso usare make up, quindi non posso parlarvi di make up, non posso parlare di skin care perché non posso usare prodotti di skin care. L'unica strada che mi rimane, vi ripeto, è quella che tra l'altro è coerente col momento storico che sto attraversando, è parlare di malattie. Di allergie, di angioedemi, che altro? Facciamo la lista di gastroscopie, di colonoscopie, che belle cose. Se volete, ragazze, posso fare le recensioni dei farmaci e anche medici advisor potrei fare. Invece di trip advisor, hospital advisor, ragazze, e mettiamo le stelline ai veri ospedali. Non che qui da noi ci sia molta scelta, ragazze. Non c'è scelta, diciamo, però almeno nelle strutture private che ho visitato, qualcuno le 5 stelle se le meritate Sì, ampiamente. come prezzi e poi non c'è. Come prezzi, mi dice il Grinch, se le meritano proprio tutti. 2-6 stelle. 6 stelle, andiamo proprio a 6 stelle, raggiungiamo le 6 stelle. Comunque, invece di andare alle 6 shell, noi andiamo alle 6 stelle. Mamma mia, dopo questo, ragazzi, io mi dimetto. Comunque, adesso voglio andare a fare un po' di spesa che vi mostrerò dopo in questo stesso vlog. Perché tante di voi mi chiedono: gli svuota la spesa? E avete ragione, ragazze. Però io molte volte, mentre scie chimiche volano sulle nostre teste, molte volte io vai qui che devo passare da George & Jones. È felicissimo, voi non sapete la faccia che Sì, fa. no, sono registro nelle commesse quando le devono arrivare. Abbiamo risentito il frontalino comunque. Vabbè, ragazzi, mi concentro perché devo pilotare con la voce le gesta del Grinch. Buongiorno, poi ieri sera non sono riuscita a svuotare la spesa perché, vabbè, c'è stata una piccola emergenza da fronteggiare, per cui alla fine, insomma, avevo la testa altrove, quindi l'ho lasciata qui. La svuotiamo stamattina insieme. Vi faccio vedere cosa ho preso all'MD. E poi qualcosina al Todis. Insomma, molto velocemente, ragazze. Ho preso questi, che sono i plum cake con farina integrale che prendo sempre. E mi piacciono un sacco, ve li consiglio, perché sono molto molto buoni. Senza olio di palma, se la cosa mi può interessare, fonte di fibre con zucchero di canna. E mi piacciono veramente tantissimo. Poi ho preso queste, perché le avevo finite, questo formato di pasta, che sono i ditali rigati. Come li chiamate voi questi, ragazzi? Qui da noi li chiamiamo cannarozze. Quindi, questo qua, di questo marchio, che è quello che preferisco meno all'MD, però dell'altra marca non c'erano i ditali. Poi preso il solito pain carré, questo qui,
ho preso due pacchi di farina 00, quindi tipo 00 e due pacchi di farina ideale per dolci, con cui mi trovo benissimo. Io questa ve la consiglio tantissimo, questa linea K bianca, ragazze, è molto molto valida, e questa farina per i dolci è buonissima perché li rende molto friabili, lievita bene, li fa lievitare bene, quindi li rende soffici e friabili, per cui molto buona secondo me. Poi, per quanto riguarda i detersivi, ragazze, ho preso questo qui, che per me è un mai più senza, perché toglie il calcare in una maniera che non vi posso descrivere. Cioè, ve lo spruzzate, lo lasciate 2 minuti e il calcare veramente se ne va, ed è fondamentale per i lavabi in acciaio, per inox e ceramica. Veramente buono, buono, buono. Un altro pacco di brioche che mi piacciono un sacco. Poi ho preso questo perché lo volevo provare, non avevo mai preso i succhi di frutta di questa marca. Tra l'altro questo è il mio preferito, alla pera lo prendo sempre. In questo periodo mi piace molto fare la colazione col succo di frutta e una briochina, e ho voluto prendere questi per provarli, vi dirò poi come sono. Un altro pacco di farina e un altro pacco di farina. Poi in un altro supermercato dove vado sempre, che si chiama M2, ho preso invece degli essenziali per me, ossia il tè, 70 bustine, 70 filtri, questo qui prendo io, che costa pochissimo secondo me ed è ottimo come qualità, anche se il mio preferito è il Twinning, ma c'era soltanto verde, io non posso bere tè verde. Abbiamo preso queste, che è il liquido che protegge dalle zanzare per 60 notti, perché adesso mi pare che comincino a rompere, e siccome era in offerta l'ho preso. E poi la marmellata, questa qui con cui mi trovo benissimo perché è un gran barattolone e non costa molto, quindi la vado sempre a prendere. Infine, ragazze, al Todis ho preso stavolta, allora, a parte vabbè il volantino delle offerte che dovrò studiare dopo, però ho preso panna da cucino a gogo, perché l'altra volta avevo preso questa qui e mi ero trovata molto molto bene. E poi ho preso i tortellini ricotta e spinacio che sono in frigo, e il miele. Questo miele, che è buonissimo perché è un miele bio, e siccome adesso non lo sto trovando dall'apicoltore dove vado di solito, lo prendo il Todis, perché l'ho trovato l'altra volta, l'avevo preso e mi era piaciuto molto, quindi l'ho ripreso ed è già in uso, perché l'ho usato sia ieri sera, perché come sentito un mal di gola, che anche stamattina, quindi questo qui. Quindi questo è quanto, adesso la sistemo. Buongiorno, buona festa della mamma a tutte. Oggi è 12 maggio, nonostante il tempo incerto è veramente incomprensibile anche lui. Stamattina sono uscita anche se non sono proprio al massimo dell'umore, perché sono un po' in pensiero per Tommy, però cerco sempre di pensare positivo, di trovare delle soluzioni, di sperare che ci siano soluzioni. E appunto sono uscita e sono andata a prendere alla ricerca dell'azalea, della ricerca. Io provo sempre a comprarlo ogni anno, l'anno scorso non l'avevo trovata, non mi ricordo perché, non mi ricordo sinceramente come mai non ero riuscita a trovarla l'anno scorso, e quest'anno me la sono presa proprio di punta, perché comunque io, a parte episodiche donazioni all'AIRC, che ho fatto sempre, diciamo, ma quando posso lo faccio ancora, appunto partecipo con queste piccole occasioni, con queste cose che ci sono ogni tanto, iniziative che ci sono ogni tanto, ed è una cosa che mi pare giusta, sperando appunto che i soldi vadano a destinazione, ma credo di sì in questi casi. Quindi ho preso questa azalea, l'ho scelta rosa,
ovviamente simbolicamente il regalo per mia mamma. Non lo so, adesso mi sono fatta dare un po' di indicazioni, sperando di non ucciderla, poverette, le piante che vengono nelle mie mani, però spero di aver capito come fare. Speriamo bene. Ok, adesso sto andando a pranzo con mio fratello, vado perché devo... è solo con i bimbi, mi ha chiesto sostegno emotivo, quindi io vado. Quando chiedono sostegno emotivo a me io corro sempre. E quindi... andiamo. Dita incrociate per me, per Tommy, per tutti. Allora, il mio nipotino ci teneva a farvi vedere la nostra famiglia versione mostri. Allora, abbiamo perso un po' di gente qui. Questa chi è? No, questa è Diamante, abbiamo detto. Diamante. Guardate io come sono bella. Questa chi è? Diamante. Zia Carmen, bellissimo. Guardate che begli occhi che ha, che bel nasino, molto molto carino. Guardate che bella, eh? Effettivamente corrisponde al momento storico che sto attraversando come espressione visiva, è vero? E questo chi è? Ora vuoi vedere tu? Vuoi salutare? E saluta. Tu la tieni? Questa chi è? Vediamo. Questo è Cristian. E questo chi è? Questo? Vediamo. Ah, si è rotto. Aspetta, aspetta, che questo lo prendiamo così. David? Non così vicino. Così, guarda, se non si vede. Ecco qui. Ora saluta. Dai, che è così. Saluta. Dice ciao a tutti. Ciao a tutti. Fai così con la manina. Seguite zia. Allora, vediamo cosa ha portato papà di buono piuttosto. Vediamo, vediamo. Le zeppole. Le zeppole, il pane fresco e gli arancini. Li vuole io? Li vuole anche zia. Yum. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. La cucina di zietta. Buongiorno. Allora, è lunedì e sto cercando di capire dove sistemare l'azalea, perché mi hanno detto che è una pianta da esterno, quindi da tenere sul balcone, però non vuole luce diretta, il che è molto difficile in quanto io non ho un balcone ma un terrazzo e non so veramente dove sistemarla. È tutto pieno di luce stamattina, per esempio, come ben si può vedere dalla mia smorfia antisole. Io non so veramente dove metterla. In questi giorni mi era arrivato anche un pacco, ma io non ho fatto in tempo a farvelo vedere. Vi faccio vedere adesso al volo, perché poi ve lo faccio vedere in un... Ve lo mostro adesso al volo, perché poi ve lo farò vedere sicuramente in un altro video. Ed è uno dei pacchi di Pixi. Grandi soddisfazioni, sempre con Pixi. La Glow Collection, che è composta da 1, 2, 3, 4, 5 pezzi. Che non vedo l'ora di provare. In realtà ho talmente tante cose che sinceramente non mi metto ad aprirle tutte soltanto per provarle. Forse sbaglierò, ma voglio prima finire quello che ho. Qui c'è un Glow Tonic Cleansing Gel con acido glicolico, poi il famosissimo Glow Tonic. Questa è la versione, la mini versione, però non è mai troppo questo tonico, è veramente validissimo, lo adoro. Poi c'è il Glow Tonic Serum, questo qua non so se l'ho già provato oppure no, credo di no però. E poi Phenomenal Gel con aloe vera e castagne d'India, potrebbe essere. Non lo so, mi devo informare meglio in realtà, perché mi sono arrivate 2 giorni fa, ma
tra tutte le cose che ho fatto, sinceramente non ho avuto tempo di mettermi a studiarle. È una cosa che io odio, non studiare prodotti prima di parlarne, per cui ovviamente ve ne parlerò poi con più dettagli. E poi questo, che è veramente fenomenale secondo me come concetto, nel senso che è un piccolo stick on the glow che si può portare con sé e fornisce l'idratazione giusta nel momento giusto, quando abbiamo bisogno, sentiamo la pelle che tira. È proprio uno stick e si applica sulle zone del viso più secche. Sarà molto utile andando incontro all'estate. Quindi, come sempre, grazie Pixi, adoro. Ok, l'ho sistemata nel vaso, nel vaso bianco, e sto cercando ancora il posto. Penso che la metterò in uno di quei due angolini lì. Datemi consigli, ragazze, se sapete dirmi qualcosa. Le ho dato un po' d'acqua e con questa immagine di speranza, che va ben oltre la speranza che viva la pianta, vi saluto. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!